senti Cesar, Cesar, senti, l'ultima intervista che tu mi hai concesso a casa mia, tu eri reduce dal Cammino de Santiago de Compostela o Compostella, come si Compostela. Dice? Compostela. Il campo delle stelle. Sì, sì, no, era la pronuncia il dubbio, perché è con un L sola, quindi... Una L sola. Oh, però, oh. E diciamo che non... sei la prova che non si... eri la prova che non si torna necessariamente più buoni dai cammini spirituali. Oh, adesso che cosa ti è rimasto a distanza di tempo di quelle, il Cammino, no, di Santiago? Del Cammino di Santiago? Naturalmente scherzo quando dico che non sei tornato più buono. Ti rimangono. Ecco qua l'uomo che ride. L'uomo che ride è Albanese, ecco, Ruggero. Ecco, presentalo un pochettino. E Albanese Ruggero. C'è Ruggero Albanese con la E. No, Alba Inese Ruggero. Ah, diciamo, non è il tuo così. Cognome albanese? Sì, è il suo cognome. È lui che... Ok, è un gioco, allora, presenta, ecco, allora spiega un pochettino... Vuoi che parli del Ruggero o vuoi che parli del Cammino di Santiago? No, in due minuti, no, visto che, scusami, che c'è visto qui... Che mi vuoi bene, allora, visto che c'è l'amico Ruggero... Che è un personaggio, presento, che è una sagoma e che veramente non ha bisogno di mettersi il naso... non mettersi la... il naso rosso del pagliaccio, perché lui è veramente un ludico. Ecco. Lui è un spirito ludico fino a certo punto puro, che quando pensa e entra nei pregiudizi la caga perché perde il suo fascino, va nel bene, senso, senti. Sagoma ludica, non romana, senti, diaframma. No, non ha un diaframma, è poco va bene. Cesar, allora scegli tu un argomento di Cammino conversazione di San... Esatto, allora cosa ti è rimasto a distanza di tempo adesso parlo seriamente da quella esperienza? Guarda che io tutto quello che ho registrato lo metto su YouTube, devi mettere, perché rimane veramente dei momenti belli, rimane della luce camminando, rimangono dei paesaggi, delle persone, della gente con la che ancora oggi ho dei contatti. Per esempio mi dicono, fra 2 anni vogliamo andare da Malaga a Santiago, un tizio d'Amburgo e la sua donna filippina, laici, tranquilli, ma vogliono ritornare a camminare. Vai a prendere la tua grappina seria, trovi 2 caffè, trovi della gente, cioè rimangono tanta vita, tanto piccolo vissuto. Curiosamente. Senti, invece, diciamo, dal punto di vista proprio pittorico, artistico, a parte, vabbè, che hai fatto l'ultimo numero della periodico, se lo vuoi mostralo. Ah, lo possiamo mostrare. Ecco qua. E se mi dici, diciamo, vabbè, innanzitutto scusami, perché non è che posso dar per scontato che tutti conoscono la periodica, no? Ma tu che fai? Scegli un tema ogni volta? Come funziona? Ma la periodica è un po' autobiografico, e se ogni tanto, quando io posso, è a periodico, come tu sai. Sì. E sono dei temi che a me mi sembravano linguisticamente o narrativamente interessanti, o come lettore mi hanno sembrato interessante, io lo prendo e lo metto. Quindi non hai un tema ogni periodico, diciamo, no, c'è che... un tema sempre di fondo, un filo conduttore. Oh, bravo. Questo è l'ultimo numero, sì. E poi vedo che appunto è tipo, come chiamarlo, double fast, perché vedo che appunto che c'ha 2 copertine in realtà, no? Sì, contro la barbarie della realtà, ecco. La periodico, il senso ludico, simpatico, e ci dobbiamo difendere, difendetevi. Per esempio a Natale, a dicembre, che a tutti si hanno dimenticato, a dicembre o gennaio, il grande corteo delle studenti che erano per le strade a Roma, nessuno parla più. La periodico dice lavorare in giardino, ma con la luna giusta. È importante la grande luna per lavorare, no? Siamo dei lupi stepari che dobbiamo ululare il nostro amore alla luna. Perché? Perché siamo individui. Siamo individui in una comunità di individui, non una comunità. Senti, quindi... Per esempio, ogni guerra che va avanti fino alla cancellazione di uno dei contendenti è una guerra dei folli. Questo lo scrivevo io già a gennaio. Se pensate al folle di Gheddafi e alle democrazie occidentali che sono più preoccupati del petrolio che di Gheddafi... Ma al di là dei singoli aforismi...
che tu scrivi, diciamo che c'è, beh, prima parlavi che c'è un filo conduttore, no? Sì. Cioè, ma tu questi numeri della periodico come li realizzi? Prendi semplicemente delle frasi che ti, oppure sai, ti poni il problema che ci sia una, c'è un filo conduttore, mi pongo il problema del filo conduttore. Te lo poni. Sì, sì. Sa, per esempio, la estasi del quotidiano, qua parlo di Santa Teresa, ma in rapporto anche alle quote rosse. Santa Teresa le come quote rosse? Sì, le quote rosse, Santa Teresa come personaggio femminista spagnolo. Parlo per esempio qua, dopo per esempio qua parlo dell'escort. Sì. I vedi qua Ghedini il... Dici, non importa quanto sei andato avanti sulla strada sbagliata, puoi sempre tornare indietro. Ma queste sono frasi che hai scritto tu o l'hai... Sono frasi scritte per me o frasi che io ho manipolato. Dici, puoi dirigere una grande azienda e farti portare all'insalio. Ancora non si hanno visto delle foto dei Berlusconi a quattro gambe portato all'insalio di qualche score. Sarebbe bellissimo. È chiaro, perché già siamo a livello di... Perché il problema qua in Italia non è che c'è una... c'è un degrado, non c'è una decadenza. Ah, e mi spieghi la differenza. Sì, la decadenza vuol dire cultura, vuol dire erotismo, vuol dire senso ludico. Ah, in quel senso. C'è decadenza ogni, nel senso ogni, del... ogni diciamo, paese, ogni impero che decade ha prodotto delle cose bellissime. Ah. Qua no, qua siamo al degrado, alla depravazione morale di un individuo che ci fa comulgare a tutti con la sua, senza culturetta, senza piacere per noi. Non è che noi abbiamo invidia di lui, è che lui ci vuole portare a tutti alla tomba. Sei d'accordo? Ah, vediamo un po' cosa ne pensa. No, dovresti mettere poi il divieto. Sei timido? No, perché ancora non ho le idee precise su quello. Ma io sei grande. Per rispondere. Io penso. Ma innanzitutto tu l'hai capita la differenza che ha detto Cesare tra degrado, tra decadenza e degrado? Cioè sicuramente c'è, perché se stanno due parole sicuramente dovrebbero esprimere due concetti diversi. La decadenza dell'impero romano però, non c'entra però, con il degrado. Io non l'ho capito, non so se l'ha capito lui che usa. Ma io manco capisco il vuol di degradenza. Degradenza, bravo. Ho capito. No, credo che tra degrado e decadenza, sì, che sia la stessa cosa poi, perché in un certo senso se uno ne parla dopo che è stato felice, allora è decadenza, se uno ne parla prima ancora di decadere o di far passare quello che gli è piaciuto, forse è degrado iniziale, poi non lo so, si può sempre modificare. Beh, certo, dal punto di vista etimologico vuole dire la stessa cosa, che grado, gradino, cadere, insomma. Cioè, tu ce l'hai un chiodo fisso o ce l'hai un chiodo che alla fine diventa una croce? Io credo che abbia tutti i chiodi fissi, specialmente per ciò che uno brama e che poi non lo consegue. Nel senso, che ne so, con l'età ti piacciono sempre di più le donne più giovani. Sì, ma un chiodo tira l'altro o no? Uno tira l'altro. Ma quattro fanno che ma quattro non chiodi croce. Fanno una croce? Sì. Infatti noi tutti italiani siamo in croce perché ci sviluppa il senso del divieto del fare. Sa che tutti per i suicidi altri. Sono perché credo omicidi credo... timidi. Un suicidio è un omicidio timido, come diceva Cesare Pavese. Visto che ogni chiodo tira l'altro, quattro chiodi fanno una croce. Te puoi suicidare, è un omicidio timido il tuo? Ma non credo che c'entri niente. Scusa Ruggero, ma tu alla tua venerante età, no? A che conclusione sei arrivato riguardo alla vita, se la volessi sintetizzare? Ma credo che abbiamo sempre invidia di quelli che stanno avanti a noi. Avanti a noi nel senso che sono più vecchi o che sono più intelligenti? No, o che sono più intelligenti e più giovani. Vabbè, stanno dietro di noi quelli più giovani. Tu la vedi? Comunque la loro, vedi che stanno avanti a noi? Quelli che stanno avanti a noi dipende, perché tu puoi essere sempre avanti a tutti, avendo i mezzi. Senza mezzi stai sempre dietro, pure quando c'hai 10 anni, 20 anni, 30 anni. Ma quando dici mezzi il problema è questo oggi, che tutti vorrebbero stare avanti con i mezzi.
E invece i mezzi in pratica rendono la vita. Ma infatti prima. Per esempio, no, chiami le donne, potresti avere una fidanzata o sono troppi estrogeni quelli che tu hai? Ma credo che tutti dovrebbero avere una fidanzata fino a quando chiudono gli occhi, solo che oggi ognuno si apparta dove gli conviene, con i mezzi eccetera, chi ha più mezzi più si apparta. Infatti a me prima, scusa, mentre mangiamo la pizza, mi è parso di cogliere una certa invidia nei confronti del nostro Presidente del Consiglio. Esattamente, molto invidioso, perché più soldi hai e più conquisti. Questo è un fatto che tutte le donne, sia escorte, sia isileni, sia donne di carriera, eccetera, tutti vanno a prescindere questo obiettivo. L'obiettivo. Ruggero, scusa, ti ripeto la domanda perché non so se questa scelta si sentirà bene per il rumore. No, spera. Allora, no, vorrei sapere se te giudichi alla donna per la sua testa e per il cuore, o per il contenuto delle sue mutande? No, scusa, vi faccio la domanda seria che prima forse prima la risposta non si è sentita. Dico, mi è parso di cogliere poc'anzi, mentre mangiamo la pizza, una certa invidia nei confronti del nostro Presidente del Consiglio. Esattamente, sono molto invidioso. Diciamo, non invidioso, però sarebbe congeniale che un po' tutti gli italiani assaporassero un po' quella condizione, no? Perché penso che tutti sappiano quanto ci si trovi bene avendo dei mezzi e poter usufruire. Cosa? Vabbè, ma non è importante, scusami Cesare, non stiamo discutendo adesso la persona di Berlusconi, è evidente, poi la verità che ne sappiamo. Parliamo del show. Può darsi che sia pure tutto vero quello che dice lui, che lo fa perché è buono tanto. Noi stiamo parlando dell'immaginario. L'immaginario collettivo italiano, cioè, lui è un rappresentante come Berlusconi è un archetipo, per dirla come archetipo, certo. Io credo che tutti gli italiani vorrebbero diventare Berlusconi, certo, con le dovute cautele, con le dovute diciamo piegature di buon ton, che magari lui non osserva. Ci stanno a sabotare questi della nettezza urbana, Vabbè, ma fa parte del suono, capito? Io credo che non sia invidia, ma sia proprio l'attualizzazione di una condizione mentale che abbiamo tutti. Quindi quello quando dicono che infatti per chi è contrario, a Berlusconi, dice che il problema non è il Berlusconi, ma il berlusconesimo, sei d'accordo? È il problema che abbiamo tutti, perché noi possiamo vivere solo secondo certi parametri, anche economici, no? E questi parametri economici oggi lo osservano tutti, donne, commesse, dottoresse, politiche e così anche gli uomini. Avendo una possibilità enorme, come può averla lui, tutti saremmo in un certo senso felici. Certo, non proprio come lui, comportamento come lui, certo, ognuno però mutatis mutandis, però è quello che vorremmo tutti. Tu sei d'accordo? No, perché il livello culturale è quello che ciò distingue. Distingue un popolo dei cittadini di un popolo di consumatori. In realtà Berlusconi è un consumatore. Berlusconi è un consumatore. Utente finale, ma non è un cittadino che gode. Lui per esempio è un amante di Bigas Luna. Bigas Luna non è un consumatore. Bigas Luna, come si chiama il regista italiano? Tinto Brass non è un consumatore. Propone un erotismo ai cittadini. Berlusconi non propone spiegava l'erotismo era scandalo. Lui consuma e paga, non crea una cultura erotica, che è quello che manca. Bravo. Lui è il porno, è la degradazione, la depravazione, perché ha un potere, perché io sono per l'erotismo e Berlusconi non mi vende erotismo a me. Lui propone un popolo di consumatori. Mi sorprende che tu vuoi essere un consumatore.
No. Tu che sei un erotomano, mi sorprende che tu mi fai questo. Anche un piparolo. Vabbè, è una forma di erotomania. Ti rende conto? Cioè, no, perché Berlusconi, lui che è al livello sero, popolano, che nel fondo le piace la fica, come a tutti, quello a tutti gli uomini, nel fondo. Sì. Se non sei omosessuale, sei un eterosessuale, ti piace la fica. Ma Berlusconi non le piace la fica. No, la consuma. Fino a che punto la vuole consumare? La compra, la consuma come il più... E la straccia. Però la straccia è violentamente, volgarmente, e questo ci vende a tutti i cittadini. Ah. O sea, che l'invidia sua è una depravazione, già ma il potere di lui. Ma non lo invidia, lui... No, lui lo ha detto. Vabbè, l'ha detto. Che risponda certo, lui veramente a questo. In maniera così... Ma sì, ma era una posizione, era una posizione concettuale. Sì, ma un ciarlatano, perché così giustifica il consumo sfrenato, depravato del suo presidente del governo. Freno l'odio, quando invece dovresti avere un fair play. No, ma fair play, io sono un cittadino, non consumatore. L'italiano manca di fair play, l'italiano è un iroso. Cioè Ruggero sta difendendo Berlusconi perché vuole equilibrare, cioè visto che adesso c'è questa, da parte di alcuni, questa campagna contro Berlusconi, tu ti senti in dovere invece di prenderne le difese, ho capito bene? No, perché quando si parla di sesso gli italiani dovrebbero mettersi in ginocchio, perché ognuno ha una colpa, perché credo che l'italiano in contumacia picchi la donna o faccia cose tremende. Guarda che e quando adesso in Italia è difficile trovare un eterosessuale di sana e robusta costituzione. È intelligente, ha diventato un'impresa, questo mi dicono le mie amiche. È diventato un'impresa trovare un eterosessuale di sana e robusta costituzione. Italiana. E in più, questo mi dice un'amica mia italiana, perché Berlusconi con il suo fatto di consumare vende pornografia e la pornografia non crea erotismo e non crea Allora l'unica cosa dopo un viaggio in Asia, ma non parlare dell'Asia e del riso, in Vietnam, in Cina, arrivi a Roma e vedi tutte le donne, tutte da 10 anni a 90 anni, tutte vestite costrette dentro dei jean con tre cinturoni, con cappelloni, e non si vedono più donne con le gonne, quando invece in Cina le gonne dei seriche che vanno in giro si olezzano, si guardano le gambe, la bellezza della donna, sono tutte costipate dentro queste armature. È pronto per vendersi a Berlusconi? No, qual è la paura, non è che Berlusconi, è la paura che l'italiano gli dà, l'italiano che è aggressivo, che non è un Don Giovanni piacevole. Berlusconi è un Don Giovanni? Ma che c'è? Ma tu vuoi ricondurre tutto a Berlusconi? Sì, no, perché lui è un Berlusconi. Ma Ruggero sta esprimendo una sua visione, direbbero con termine corto, la sua Weltanschauung. Qual è l'ultima cosa che fa prima di dormire? Ma sei fissato? Sempre... No, perché lui ci vende la pornografia berlusconiana. Ho capito, ma io sono per l'erotismo. Sta parlando a prescindere dall'uomo italiano che critica. Che cosa? Non ho mai visto da anni un'italiana vestita con le vesti, con la gonna. Lo vedo solo nelle inaugurazioni di moda, però non ho mai visto una donna, la vedo soltanto in televisione, quando le belline. Ma mi fai parlare? Quando vado a Piazza di Spagna e vedo le pellegrine, come andavamo noi a cercarle una volta, che si mettono sedute con nonchalance, con le gambe aperte, eccetera, per far prendere aria, bellezza, e vedi gambe, che non è pornografia. Scusa, puoi cambiare argomento parlare sempre di Berlusconi? No, ma è che c'è anche un analfabetismo emozionale e molto diffuso che riduce tutto a bambole o a belline. Non credo che la vestimenta dell'italiana media sia frutto di quell'analfabetismo diffuso che la riduce a bambole, con jeans o con gonna. No, scusami, forse perché
è più elementare il reciproco. Non c'ero, ho capito quello che vuole dire. Probabilmente perché è più semplice il concetto. No, il... Insomma, quando tu in una città. Il paragone fra la, i cinesi, che è un'altra cultura, e mangiano riso, con le ragazze italiane che mangiano pasta, stanno perdendo, già non sanno. Vabbè, non mi pare che stai rispondendo seriamente. No, spera, spera, c'è un analfabetismo diffuso. Sembra che, sembra amico Valerio che poi la vuole buttare sull'alimentazione. È una cosa semplice, quando vai in una città, vedi subito, vai a Londra, vedi qualcosa, o New York, vedi qualcosa di diverso, non sai che cos'è, poi te ne accorgi, analizzi e vedi che cos'è. La prima cosa che devi vedere sono le donne come stanno in una società. Se vai in Iran e vedi tutte bacucche, imbacuccate, sembrano tutte vecchie, nascoste, no? E lì cominci a deprimerti, cominci ad aver paura. Quando vai e ritorni a Roma, sai che va sempre indietro. Roma va sempre indietro. Più moda c'è e più loro si mettono. Anche due paia di calzoni riescono a mettersi, due jeans. Perché sento freddo. Per proteggersi contro eventuali aggressioni, eccetera. Questo è il momento psicologico. Questo è il momento psicologico dove vanno contro questo individuo che è un malcapitato, come ce ne sono tanti, non solo. Ma chi è questo individuo malcapitato? Berlusconi, e altri deputati, malcapitato perché pensa quanti ce ne siano stati nel Parlamento negli anni addietro, ma a centinaia. Ma quindi scusa, io stavo seguendo il tuo ragionamento, ma invece tu invece vuoi, cioè io pensavo che voleva che volesse prescindere, invece vuole difendere Berlusconi. L'analfabetismo culturale emozionale che propone Berlusconi, perché privo d'emozione, tutto comprato, il gioiellino, la canzoncina napoletana, la fichetta, la isola dei famosi perché quelle due gemelline eccetera. No, io parlo di Tinto Brass, insegna che è uno dei padri dell'erotismo contemporaneo italiano, non parliamo già del Rinascimento, di Don Giovanni, come lui si permetteva di parlare senza conoscerlo, perché Berlusconi la seduzione non la conosce. No, certo, non è Don Quantenorio. No, ni Don Giovanni De Verdi, la seduzione non la conosce. Lui è ricco e lui crede, il signore feudale è prima, lui come presidente del governo si fa tutte le figlie donne, che si sposano il giorno dopo. Quante donne vanno cercando, per dire, a me è capitato sempre nella vita, andavamo a ballare, ero giovane pure, e dopo 5 minuti mi aspettavo la domanda, sempre quella, cosa fai nella vita? Faccio il pittore. Dopo 2 secondi prima se ne andava. Perché devi andare? Perché vissi d'arte, vissi d'amore. Capito? Bravo. Capito? Perché anche le donne si sono in ossequio a quanto tu puoi darle. Non fargli perdere tempo, perché anche loro devono avere un qualcosa da ricevere, capisci? Oggi invece è diventata una regola. Ogni ragazza, credo, che so pochissima, voglia dire no, ma sono tutte così. Quindi, scusami. Perché se l'atmosfera di Roma è questa, con 3 jeans per evitare di essere sopraffatte a destra e a sinistra, ormai è diventato un incubo che poi da loro al giornalista, che è ancora peggio dei lettori, perché i giornalisti credo che siano il male. Cosa stai dicendo? Quali sono i sensi che hai sviluppato ultimamente? Scusami Ruggero, quindi scusa, per arrivare a una sintesi e concludere, perché altrimenti il video. Quindi insomma, se posso sintetizzare e correggetemi se sbaglio. Quindi tu vuoi dire che in realtà noi italiani, perlomeno, siamo tutti quanti dei Berlusconi, soltanto più poveri di lui. Esattamente. Quindi è questo. Esattamente, è l'idea mia. E tu invece non sei d'accordo. No, io credo che... voglio dire anche, a parte la cultura, eccetera, adesso si fa per dire grossolanamente così il discorso, però
dargli tanto spazio a queste stupidaggini. Insomma, uno con far prece passa sopra, abbiamo tanti quei problemi talmente immensi, talmente profondi, eccetera, che fermarsi addirittura per un anno, hanno parlato di questa poveretta marocchina, e quando avrebbero potuto parlare del perché tu stai così, perché te cambi i calzoni due volte al giorno, perché quello, che ne so, va a fare 10 lavori, eccetera. Hanno tutto, i giornalisti, tutto racchiuso nella storia di questo povero Berlusconi, povero, un disgraziato, povero, un disgraziato, è un disgraziato, sì, non è felice, non è felice. E quando invece i problemi dovevano essere condivisi, ribaltare sempre la storia, cercare di far finta di non capire, insomma essere più intelligenti. E poi fair play, anche gli artisti sono diventati tosti, perché c'è, per dire, un Cattelan, no? sono andato a Milano e addirittura nella Piazza degli Affari ha fatto una grossa scultura che vale milioni, perché non abbiamo soldi per poter fare una scultura di marmo, addirittura è riuscito a fare dalla Tamborza addirittura una scultura con un dito così. Ma io dico, ma te pare che l'abbiamo fatto noi da piccoli sempre con questo dito? Lui arriva oggi nel 2011 che ancora ti mette a Piazza degli Affari a Milano una scultura di marmo che costerà centinaia marmo vero con questo dito così. Ma quello è fair play? Cioè oggi l'arte Non può essere un combattimento, deve essere una maniera di discutere, ma con una spiritosaggine, come facevano gli inglesi, non proprio adesso, ma 20 anni fa, che hanno insegnato di come vivere, di come porsi. Capisci? E così anche l'arte deve essere così, no? Che dice quello è solo come in Parlamento, quello è un disgraziato, quello è un farabutto, e tutte parolacce, sempre contro gli altri, ma in una maniera non poetica, E anche Berlusconi, certo, si poteva eliminare con una battuta di spirito, con un aforisma, ecco, con un aforisma. Aggiungo. Senti Cesare, sono le 15:17, metto la sveglia alle 15:20, quando poi sono, ecco, fra 3 minuti io spengo la telecamera, quindi concludi tu in 3 minuti. Non voglio rispondere a Ruggero perché è un personaggio, è un amico, ma ha una testa talmente, diciamo, fuori de contesto. È una testa fuori di testa, che vuoi dire? Fuori di testa, bravo. No, cioè, no, tu, io so. No, dico io, grazie per la... È una testa fuori di testa, a parte che mischia e confonde delle situazioni. C'è in questo momento da anni programmata una lobotizzazione delle emozioni. C'è un analfabetismo, diciamo, emozionale. Non esiste l'erotismo, per esempio, e l'arte del che habla lui, del dito così, eccetera, eccetera. È una cosa a parte che non rappresenta l'erotismo e l'arte o la sensualità dell'arte o la spiritualità dell'arte. Qua vende anche il mercato dell'arte, lo stesso che Berlusconi vende le veline, vende tutto un senso femminile della donna, senza nessun erotismo, pura depravazione pornografica. C'è certo tipo di mercato dell'arte che vende certe tipo di cose. E il problema è che loro, quelli che vogliono vendere l'arte, cercano di farlo, metterlo in provetta e creare dell'artista in provetta per vendere il prodotto che loro vogliono. Lo stesso Berlusconi fa con le sue televisioni, parlo di Berlusconi come cognome, come personaggio rappresentante di una mancanza di emozioni. Come metafora, non come un Tinto Brass del che lui parlava, che le piace ma che è l'opposto alla sua concezione, che è più pornografica, meno emotiva. C'è un analfabetismo emozionale che la ultima riforma educativa parlava del grembiuli, tutti piccolini dobbiamo essere. Non so se contesto o ho contestato parlando un minimo seriamente.
Vabbè, no, non è neanche superato i 3 minuti che ti avevo concesso. Dopo, okay, con rispetto a questo, cioè, non tutti i paesi sono così. C'è l'Italia, c'è anche una mancanza, c'è una desmemorizzazione. Basta vedere le tre grazie di Botticelli, basta vedere tutto lo bello che ha fatto il mondo dell'arte italiano, l'erotismo, il senso della bellezza, grassa o magra, eccetera, a lungo della storia. Che succede in questo momento? Che si vende in questo momento? Chi esce ogni giorno in televisione in questo momento? Non è che il fair play è perché lui, e vediamo lasciarlo stare, lui appare ogni giorno in tanti minuti nei mass media che sono suoi, che ci impone un senso di non emotività, un senso di non erotismo, di non bellezza. Basta vedere come ho truccato lui, ecco, come si fa la sveglia. Va bene, grazie. E ciao.